sindaco ha detto oggi giornata importante, si completano i lavori, ma adesso inizia la vera sfida per rendere vivibile la piazza e per difenderla. Però consentitemi di godere anche quello che si è realizzato, sennò sembra che dobbiamo sempre pensare ad altro. La bella notizia è che noi perché è un lavoro di squadra dove il comune sta in testa, ma senza metropolitana, ferrovie e tanti altri interlocutori questo risultato non si sarebbe raggiunto, restituiamo una piazza che non si è mai vista a Napoli, almeno io ho 52 anni, una piazza così restituita alla città non l'ho mai vista. Un agorà con 2000 posti, strutture di calcio, un mercato che si sta per realizzare, wifi, 130 alberi, luoghi in cui vi sarà attività commerciale. Ieri sera abbiamo chiuso un accordo, Comune di Napoli, Metropolitane e Ferrovie, con cui già da subito, quindi già da stasera, ci sarà una gestione provvisoria della piazza, cioè un accordo che se non ricordo male dura 10 mesi, in cui noi garantiamo una serie di servizi ovviamente per la piazza, dalla pulizia al controllo e tante altre cose, c'è la videosorveglianza, Ferrovie si impegna a pagare lo straordinario alla Polizia Municipale dalla sera fino alle 6 del mattino, Metropolitana si impegna a garantire manutenzione del verde ed altro, quindi noi mettiamo in condizioni la città di avere una piazza godibile e vivibile da adesso. La vera sfida, che è una sfida che non riguarda il sindaco, riguarda il sindaco, in quanto napoletano, ma riguarda l'altro milione quantomeno di persone che vivono la nostra città, cioè di realizzare un condominio condiviso. Cioè qui sarà una piazza che incontrerà albergatori, viaggiatori, turisti, napoletani, commercianti, residenti, immigrati, persone povere, persone ricche, e qui bisogna essere bravi a far convivere tutte queste esigenze. Il luogo più bello è l'Agorà, da cui già da questo Natale faremo delle iniziative culturali, la faremo vivere e quindi noi ci impegneremo perché questo condominio funzioni. E uno dei prossimi obiettivi nell'altra area della piazza è la realizzazione, che anche è finanziato, del mercato, in modo da superare anche una serie di situazioni di illegalità e di immagini non più guardabili che pure sono viste in queste zone, penso al mercato dei rifiuti ed altro. Quindi saranno tutte le condizioni anche per le persone straniere di poter godere meglio, anche in attività economiche legalizzate, una piazza che è una piazza davvero di tutte e di tutti, quindi una bella notizia. Allora, noi la convenzione la firmiamo adesso, quindi sarà alla vostra disposizione. Sì, via Bologna. Allora. Insomma, via Bologna è anche difesa da Monti del Basso, poi distinguiamo le proteste politicizzate dal disagio dei cittadini. Il disagio dei cittadini è dovuto al fatto che c'è anche un ingolfamento di attività mercatali, e con questa iniziativa che noi andiamo a finanziare, insomma parliamo di circa 1 milione di euro, si realizza un mercato dei colori, un mercato dei fiori, un mercato multietnico, in modo che va a riempire pure un'area un po' desertificata della piazza, e quella lato terminus per capirci, e questo supererà chiaramente una serie di congestioni che ci sono state, in particolare nella zona di via Bologna, ma non solo via Bologna, anche Corso Novara ed altro. Ma consentitemi che questa operazione serve anche per dare una risposta al disagio di Corso Garibaldi, della zona di Porta Nolana, quindi insomma una grande operazione di riqualificazione. Io so che la sfida però comincia stasera, ma non è la sfida del sindaco, cioè qua se si perde Napoli, se si vince vince Napoli. Napoli significa i napoletani, anzi gli abitanti di Napoli, perché questa piazza sarà anche frequentata da molti non napoletani, stranieri che non hanno avuto ancora la cittadinanza ma che vivono a Napoli, e turisti e viaggiatori, e questa è la prima porta della città, quindi è una grande sfida. Però io sono molto contento, perché non era affatto scontato che riuscivamo ad ottenere per esempio circa 150.000 euro per pagare per circa un anno la notte alla polizia locale, no, la polizia locale appunto, cioè significa sicurezza. Quindi questa piazza non sarà il teatro dove si possono incontrare bande che si tirano le bottiglie di vetro appresso, questa è una piazza controllata, però il vero controllo sarà quello popolare, cioè il vero controllo sarà quello della città che la vive. E per dare un segnale, già da Natale l'Agorà di 2000 posti ospiterà iniziative culturali e sarà inserita stabilmente nel programma del Maggio dei Monumenti,
estate a Napoli, quindi sarà uno dei luoghi principali in cui noi faremo attività culturali. Un segnale importante è arrivato anche dall'attenzione del Ministero sul completamento di linea 1 e linea 6. Beh, devo dire, un attimo solo. Sulle cifre, la lettera che è arrivata ieri dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da parte della struttura della Ministra De Michele, è molto importante, perché noi se non avessimo avuto questa lettera che rassicurava dell'arrivo dei soldi dovuti a Metropolitana, quindi alle imprese e ad altri, entro fine anno noi avremmo rischiato la chiusura dei cantieri. Quindi questo significa che noi adesso abbiamo il vento in poppa per rispettare il cronoprogramma del 2020-21, che è ricchissimo. Io ho fatto una riunione l'altro giorno, solo nel 2020 credo sono 3 stazioni che si inaugurano, arrivano i treni, quindi siamo alla svolta definitiva per il trasporto in ferro soprattutto, e non solo, perché qua è il nodo internodale, come si dice, appunto, come dicono i tecnici, dove c'è insieme doppio ferro, gomma, parcheggi, pedoni, quindi è veramente un grande giorno per la città. E devo dire, anche la lettera di ieri che ci ha rassicurato ci ha fatto respirare un po', perché il rischio di vedere i cantieri chiusi era un rischio concreto. E quindi ringrazio anche, questo lo chiedete alle imprese, ringrazio anche, devo dire, le imprese, i lavoratori e le lavoratrici che hanno lavorato anche in condizioni di preoccupazione, quindi come qui anche si vede un senso di appartenenza alla città anche di chi lavora, le imprese, gli operai, un grande lavoro di squadra. Oggi è una vittoria veramente di una grande squadra.